di Mineo. Voglio ricordare soltanto questo dato, che la Lombardia accoglie il 13%, 12.000 presunti profughi potenziali clandestini. In regione Lombardia abbiamo 10 milioni di abitanti ed è la regione in Italia che ha più accoglienza di regolari. In regione Lombardia ci sono 1.200.000 regolari, 1.200.000 persone integrate che pagano le tasse, che hanno una casa, che contribuiscono alla ricchezza della regione e del paese. Questo per far cadere la voce tale per cui i lombardi sarebbero razzisti. Cioè questo. Io credo che, attenzione, il grave pericolo è che non ci si rende conto, e ne sono convinto non tanto da parlamentare ma da cittadino che vive il territorio, che il livello di tollerabilità da parte dei territori da nord a sud ormai sia all'esasperazione più totale. Do solo un dato: in Italia abbiamo 8.000 comuni, i comuni che stanno facendo accoglienza e che aderiscono al sistema degli SPRAR sono 500, abbiamo 7.500 sindaci, che non credo che siano tutti sindaci leghisti, anzi sono sindaci di tutti gli schieramenti politici, che dicono no all'accoglienza, perché hanno altri problemi, perché devono garantire la scuola, l'assistenza, il marciapiede ai propri cittadini. Attenzione a esasperare troppo i territori, perché l'esasperazione in una guerra che, ripeto e lo ripeto, in una guerra tra poveri non fa bene al cittadino italiano e non fa bene nemmeno all'immigrato. Senti, il tema...